Allora, oggi è una giornata importante per il Conservatorio perché inauguriamo la nuova ala, il numero 37 di via Santa Franca. Dopo 6 anni di lavoro di ristrutturazione improntati al risparmio energetico e alla compatibilità ambientale, abbiamo restituito al Conservatorio una serie di aule, quindi utili per le lezioni, per gli incontri, per i seminari, e anche 2 spazi comuni, una biblioteca moderna e un piccolo auditorium che servirà per le masterclass e per le lezioni, diciamo, più collettive. È un momento appunto importante perché il Conservatorio è sia un luogo di trasmissione dei saperi, quindi un centro di alta formazione, importante quindi per gli alunni che frequentano, ma è anche un centro di produzione artistica che produce tutti gli anni concerti, incontri, seminari, workshop gratuiti aperti alla città. Oggi infatti è anche l'apertura dell'anno accademico, alle 5 ci sarà un concerto e presenteremo al pubblico appunto tutta la nuova attività per il prossimo anno.